Eccoci qui, cari amici di Planet Spin. Oggi sto con una telecamera di secondo ordine, ma non per questo non siamo riusciti a fare questo nostro incontro. E do subito il benvenuto ad il nostro ospite, super ospite della serata, che ci terrà compagnia per qualche minuto. Do il benvenuto qui su Planet Spin a Roberto Ripamonti. Benvenuto, Roberto. Ciao, grazie Luigi, grazie. Saluto a tutti quanti i nostri amici appassionati di pesca. Grazie della tua disponibilità, Roberto, come sempre. Non perdi mai l'occasione, ecco, di farmi accompagnarmi anche nelle mie avventure, nei miei progetti, ecco, per lo scopo unico, che è quello di condividere questa nostra grande passione per la pesca. Allora, Esatto. Roberto, il tuo essere qui con noi ci riempie di grande gioia, davvero, ci dà tanto prestigio anche. Allora ti spiego, questo è un corso che facciamo interattivamente, quindi c'è una parte che seguiamo tramite i social ed è un incontro privato con delle persone che hanno scelto, ecco, di accompagnarmi in questo nuovo esperimento anche sociale, che prevede sia degli incontri tramite il canale YouTube, quindi i social di Planet Spin, ma sono previsti anche degli incontri in pesca, no? Perché che Certo. cosa succede? Succede spesso che con degli amici ci troviamo in pesca sui vari spot che frequento, e molto spesso ci sono delle persone che sono anche un po' alle prime armi, e in quella condizione che tu conosci bene, quando siamo lì di fronte al mare, è difficile parlare di quello che facciamo. Quindi vogliamo lanciare, vogliamo tentare la cattura, vogliamo concentrarci in quello che facciamo. Quindi in questi incontri che facciamo quando siamo un po' più rilassati, ecco, anche dalle nostre abitazioni, ci concentriamo un po' più a quella che è la parte teorica. E ci tengo a portare qui sul Planet Spin persone che come te possono dare anche un incoraggiamento, una parola, ecco, di supporto a chi magari, soprattutto nella pesca spinning in mare, è un po' alle prime armi e non riesce a sbloccarsi, no? La fatidica prima cattura, Roberto, no? Che cosa possiamo dire ai nostri amici per incoraggiarli a non mollare? Innanzitutto, che hanno scelto quella che secondo me è una delle tecniche di pesca più affascinanti ed emozionanti in assoluto, perché lo spinning in mare può regalare delle sorprese veramente incredibili con tantissime specie di pesce, quasi tutte potenti, quasi tutte in grado di regalarci delle emozioni molto molto forti. E non è una pesca facile, ma non è neanche una pesca difficile. È una pesca che richiede applicazione, come tutte le tecniche di pesca, ma il bello dello spinning è che uno si mette una borsetta a tracollo, uno zainetto, oppure una canna, un mulinello, un 2005, un 3000, a seconda di quello che va a insediare. Poi decide se andare con hard oppure con gomme, o con tutte e due, come faccio io, e magari va su una spiaggia. Sulla spiaggia, la spiaggia può regalare delle sorprese che a volte vedo mentre faccio surfcasting, vedo gli appassionati di spinning prendermi dei pesci sotto il naso. E Vero, questo mi fa piacere, perché io amo lo spinning, l'ho praticato da bambino, ai tempi degli arti quando allora esistevano solo gli artificiali Martin e Maps. E gli ondulanti erano gli Abu, quindi stiamo parlando veramente della notte dei tempi. Dopodiché acquistai un Rapala lungo 8 centimetri, 10 centimetri, non mi ricordo onestamente, e sto parlando degli inizi degli anni 70 praticamente, quindi proprio veramente agli secoli fa, stiamo parlando di più di 50 anni fa. Quindi lo spinning è una tradizione pazzesca. Questa tradizione pazzesca nasce da un personaggio che è stato, secondo me, uno dei più grandi scrittori di pesca di sempre nel nostro paese. Il primo a scrivere di spinning in mare, dopo aver scritto per anni di spinning in acque dolci, è uno che, pescatore, un grande giornalista, che ci ha lasciato, un biologo, che ci ha lasciato, credo, un paio d'anni fa, purtroppo, Gian Domenico Bocchi, di cui io Bocchi. posseguo i libri, ovviamente. Io ero un avido lettore di Gian Domenico Bocchi. E fu il primo
in quel di Maremma a scrivere, a fotografare. E io, tra l'altro, qualche anno dopo sono andato a vivere proprio in quei posti in cui si viveva a Grosseto, a fotografare e raccontare come si pescava in mare. E da lì è nato un fenomeno che è eccezionale, perché lo spinning in mare è meraviglioso. Spinning in mare vuol dire anche spinning in laguna, vuol dire spinning in genere, vuol dire dentro le foci, risalendo le foci, chiaramente adeguando le attrezzature a quello che è, ma non c'è bisogno, a differenza di altre tecniche di pesca, di riempirsi di canne e di mulinelli, soprattutto all'inizio. Quindi l'investimento iniziale, questa è la cosa bella, è piccolo, non c'è bisogno, ricordiamoci sempre che non è la canna che ci fa prendere il pesce, è la nostra testa, la nostra mano, qualche scelta giusta di artificiali, a volte più grandi di quelli che noi pensiamo, cioè noi ci riduciamo ad avere piccoli artificiali e poi scopriamo che prendiamo un'occhiata lunga così con un artificiale che è poco poco più corto dell'occhiata. Vero Luigi, quante volte È succede? verissimo. È incredibile, no? Che oppure prendo, mi ricordo, ho preso delle tracine a spinning che erano più piccole dell'artificiale. Perché l'artificiale si è mosso bene e quindi usando la nostra fantasia, studiando il movimento dell'artificiale stesso, ci può garantire e offrire delle situazioni fantastiche. Poi è una pesca di fantasia, è una pesca mai, mai, ogni lancio praticamente deve essere diverso dall'altro. Non esiste la panacea di tutti i mali, io lancio così, recupero così a strappi, cercando e prendo. No, quel giorno magari i pesci non c'hanno nessuna voglia. E poi negli ultimi anni c'è stata questa evoluzione che avevamo pensato, ma devo dire la verità, ho tante volte, per tanti anni ho pensato di pescare con le gomme e devo dire che non ho mai pescato seriamente, a parte qualche volta per delle ragioni video in Foce Tevere a Spigole, non ci ho mai pescato, fino a che non ho conosciuto un grande appassionato, un grandissimo pescatore di spine, che fino a qualche tempo fa viveva a Roma, adesso credo che abiti in provincia di Frosinone, che è Paolo Germani. Con È Paolo stato con Germani, noi la settimana scorsa. esatto, Paolo è un maestro di pesca, non solo di spinning, ma di pesca a mosca e di pesca in genere, perché è uno dei più grandi pescatori che io abbia mai visto in vita mia. Eppure credo di aver visto veramente la crème della crème, come si diceva nel film, nel cartone animato di Aristo Gatti. E Paolo Germani è il tipo di pescatore che annusa l'aria, annusa l'acqua, e ti dice ok, cominciamo a pescare adesso. E lui è stato il primo a farmi vedere bene come si usano le gomme, praticamente trasportando la tecnica della pesca al black, giustamente, alle spigole, che poi ho fatto mia, nel senso che ho cercato di approfondirla io stesso, e devo dire, quella è stata un'altra svolta fondamentale. E quindi vediamo già che il mondo delle esche si sta allargando, senza andare a cercare cose strane, però. Poi Paolo ha inventato il pendolino. Il pendolino è una cosa che nasce da un concetto precedente a Paolo Germani. Nasce da una tecnica di pesca. Io ho avuto il privilegio di pescare con l'ideatore, che è un pittore francese, adesso credo che abbia più di 90 anni, ammesso che sia ancora vivo, ma credo che sia vivo, che si chiama Albert Dracovic. E con cui ho pescato in Spagna, ho pescato anche in Italia nel Tevere. Lui è l'inventore del mormanier, che è una tecnica di pesca in cui c'è questo piombo libero di ruotare per fare in modo che la gomma, o in questo caso il pesce morto legato in un certo modo, cadesse sul fondo in verticale, cominciasse a sdraiarsi per poi essere richiamato dalla nostra canna, dalla nostra lenza, richiamato e avere questo gesto verso l'alto per poi ricadere, tipico dei pesci che stanno morendo. La tecnica di pesca più devastante che abbia mai visto su Lucioperca. Ma il primo lancio di mormanier che ho fatto nel Tevere, Paolo Germani ne è testimone, all'altezza di Isola Sacra, il primo lancio in assoluto con un'alborella morta, ho fatto una spigola di 4 kg. Quindi vuol dire che quel metodo funzionava. E dopodiché, però, essendo un metodo sporco, perché devi usare un pesce morto, siamo passati alla gomma, Paolo poi mi ha fatto vedere come si pesca con la gomma,
quale miglior maestro si può avere se non un genio della pesca come Paolo? Quindi, cari amici, lo spinning che avete scelto è qualcosa di entusiasmante, con cui potete pescare praticamente in tutti i posti del mondo. Sono due tecniche, secondo me, appassionanti, lo spinning e la mosca. Con entrambe si può prendere qualsiasi pesce. Che ne dica l'appassionato di esca naturale che ha tutto il diritto di pensarla come vuole. Con lo spinning si può prendere veramente di tutto. Chiaro, non vi aspettate di prendere un sarago, ma attenzione, perché il mio amico Paolo Brugnoli, grandissimo pescatore, pescando a traina con il rapa, ha fatto un'orata di quasi 6 kg. Quindi andiamo a scoprire che determinate teorie sul fatto che i grufolatori non mangiano un pesce, non inseguono un pesce, non è del tutto vero. Ci sono dei momenti dell'anno in cui a spinning possiamo prendere l'orata, così come in acque interne possiamo prendere una carpa perché mangiano il pesce vivo, o un barbo perché mangia il pesce vivo. Quindi ci siamo aperti Panorama. un panorama, bravissimo, mi viene la parola, un panorama di potenziali catture che è infinito. Pensate in mare, le cestelle, le ceamie, occhiate, aguglie, vabbè, le aguglie insomma, però è divertente. E andiamo avanti, praticamente cosa non prendiamo? Non prendiamo i cefali? No, non è vero, prendiamo anche i cefali a spinning, in certi momenti dell'anno. Non prendiamo forse le boghe, le salpe, ma le mormore, ma chi se ne frega Roberto, oggi? a Pronto, questo adesso? punto, ecco. Palamide, sgombri, sugonelli ce ne abbiamo, eh. Spigole, lasciamo perdere. Quello è il nostro obiettivo poi fondamentale, io credo, per tutti, no? A questo punto mi dai il là per farti quello che è anche un po' l'altra domanda, no? Perché in questi 10 minuti, 15 minuti che ci dedichi a noi del corso in anteprima e poi questo video lo sai sarà pubblicato domani, questa porzione di video sarà pubblicata domani anche sui canali social di Planet Spina, aperti un po' a tutti, però nel frattempo ecco ci godiamo la tua presenza e approfitto per farti una domanda sempre riguardo ai predatori, no? Tu dicevi che con lo spinning noi riusciamo a prendere una quantità di pesci che vanno a coprire un po' tutto quello che è il panorama che abbiamo a disposizione. E tra i predatori, no? Immaginando quello che potrebbe essere la cattura ideale di chi magari non ha praticato pesca fino adesso, ma si trova a muovere i primi passi, quindi il predatore per eccellenza è tutti quanti nell'immaginario collettivo è lo squalo. Riguardo questa tecnica di pesca che è lo shark fishing, che tu sicuramente avrai praticato perché tu hai girato il mondo grazie anche alla tua professione che è il pilota aeronautico, lo ricordo per chi non lo Sì. sapesse. Ecco, sicuramente avrai avuto modo di catturare il predatore dei predatori, lo squalo. Quindi Sì, io raccontaci magari qualche ho avventura. pescato per diversi anni, mi sono dedicato all'estero alla pesca degli squali, perché era qualcosa che avevo in mente. Avevo in mente per due ragioni. Il primo perché appunto un pesce talmente affascinante, talmente incredibile che colpisce la fantasia di tutti quanti noi, no? Un po' come può essere il luccio in acqua dolce o poco altro, ecco, diciamo il predatore per eccellenza. Quindi all'inizio è stata durissima. All'inizio è stata durissima perché subì in un viaggio a Capo Verde, subì un bel 9 a 0, 8 a 0, pesci enormi. Non sapevo come fare per fermarli, non sapevamo come fare perché li agganciavo, ma li perdevo. Quindi presi questa bastonata. Poi scoprì che c'erano delle situazioni molto particolari in quella spiaggia pazzesca che è nell'isola del Sale, che è la spiaggia, non mi ricordo come si chiama, vabbè, è irrilevante. E c'è una spia qui, c'è chi mi sta sentendo che cosa sto dicendo. E tornai dopo un mese e mezzo, tornai su quella spiaggia facendo un bel recap degli errori che avevo commesso. E da quel momento credo di forse averne perso uno, sia da spiaggia che da scogliera. Lo squalo, avendone presi anche di molto molto grandi, cioè stiamo parlando di pesci 2,60 m, 2,50 m, tanti 2 metri, pesci che peso stimato 130, 140, 150 kg.
L'unico squalo che mi ha veramente battuto sempre è il tigre, che ho agganciato Scusami, 4-5 Robby, ma stiamo parlando di pesca sia dalla costa che da barca? volte. No, esclusivamente da riva, uno contro uno, le mie gambe contro le sue pinne, senza essere Mamma mia. aiutato possibilmente, tranne una volta c'è un filmatino su YouTube in cui mi trattiene mio amico Michele, mi tiene per la vita perché ero dentro l'acqua fino alla vita e non riuscivo a tenere bene fermi i piedi su questo animale da più di 2 metri che mi stava andando via. Lo squalo è usa in Bolt. Allora, cosa succede? Succede che nei primi 5-6, come il tonno, tonno 1.000 volte più potente. Attenzione, tonno da terra sarebbe veramente difficile prendersene l'attrezzatura giusta. Lo squalo, se è nel range dei 2 metri, 2 metri e mezzo, 2 metri e 60, 2 metri e 70, ti fa una partenza di 150-200 metri in cui puoi fare veramente poco. L'unica cosa che puoi fare usando il rotante, perché col fisso di mulino da casting, ma stiamo parlando di mulino da casting, eccolo qua, aspetta, ce l'ho qua, l'originale, lui, eccolo qua, questo, che è un mulinello con 0,70 dentro, antiabrasione, manca lo shock leader. Qualcosa di E ultralight. sì, ultralight, il problema più grande è lanciare. E lanciare un'esca da 8 etti, viva o morta, riesci a lanciarla a 30 metri e quindi devi entrare dentro l'acqua. E di notte entrare dentro l'acqua sapendo che da lì a 10 metri di distanza, 20 metri di distanza ci possono essere loro, anzi, ci sono di sicuro, perché poi pasturi. Tenerli sotto, insomma, lui ha bocca, la boccata è devastante. I primi 30-40 secondi, un minuto, sono assolutamente sei in balia della potenza di questo pesce che parte dritto verso il largo. Allora, se tutti i nodi hanno tenuto, e lì metti tutta la tua abilità di pescatore in gioco, perché se i nodi non sono perfetti, il filo salta come un capello. E un cavetto d'acciaio è lungo così, non è che c'è, mi dispiace, qui non c'ho un terminale d'acciaio. Con un amo del 6-0 basta e avanza, però usi un filo, un finale del 120, quindi 1,2 mm, e uno shock leader del 120, perché il corpo dello squalo è abrasivo e quindi un filo del 70 lo taglia. E dopodiché succede che se tu riesci a mettere bene le mani sul mulinello e a rallentare, 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 tu praticamente è come se a Bolt, che sta facendo i 200 metri, dopo 150 metri gli metti una ragnatela addosso e comincia a tirare dalla parte opposta. E lui, prima o poi, si stanca perché non riesce più a respirare bene. E quindi a un certo momento lui si gira di 90 gradi, si mette parallelo all'anello di costa, e a questo punto si sviluppa un grandissimo imbuto a stringere verso di te e lo conduci fino a 10-20 metri da te, dove ci sarà l'ultima partenza, quando lui vede che gli sta finendo l'acqua sotto le pinne. E se la controlli, poi c'hai un compagno di pesca necessario che gli mette una cima intorno alla coda e lo porti per 30 secondi, 40 secondi davanti alla telecamera, se stai facendo un filmato, davanti alla macchina fotografica oppure davanti al telefonino, quello che vi pare, senza mai farlo uscire dall'acqua possibilmente, a meno che non sia su una scogliera, e per poi riaccompagnarlo personalmente. Non sono mai stato morso. Ci ha provato un paio di volte lo squalo a mordermi quando era dentro l'acqua, ma bisogna essere un po' svegli. Non bisogna giocare perché sono animali molto potenti, ma sono animali molto spaventati. E un'altra lezione che ho imparato andando a pescare questi pesci giganteschi è che sono terrorizzati. Loro non hanno esattamente consapevolezza, tutti i pesci, tutti gli animali, delle loro dimensioni. E quindi sono semplicemente spaventati. Te ne accorgi quando lo prendi per le pinne, magari c'ha una testa che è larga 50, 60, 70 centimetri, lo accompagni in acqua e a volte ti sembra di sentire il suo cuore che batte forte. Ed è un'emozione pazzesca. È un'emozione, attenzione, non è necessario andare squali per essere grandi pescatori, assolutamente. Perché? Perché l'emozione è forte e noi ce l'abbiamo tutte le volte che catturiamo un pesce. Se lo catturiamo come diciamo noi, come vogliamo noi, non casualmente, ragionando. Quindi ai meno esperti, cercate di studiare la pesca, cercate di capire cosa fate, non siate meccanici, non vi fate abbindolare dalle
dal mercato, dai colori, perché noi siamo tutti collezionisti artificiali. Io di sotto c'ho un garage, ci avrò 2000 artificiali, 3000 artificiali, non, di tutti i tipi. Di quelli ne avrò usati il 5%, gli altri stanno lì appesi e non fanno niente. Però mi piacevano e li ho comprati. Cercate di non Abbiamo commettere lo la stessa stesso. malattia. Esatto, anche di gombe ne ho. Non ne parliamo. Da oggi fino ai prossimi 20 anni, se mi saranno concessi, senza mai entrare in un negozio e comprare mai più una gomma, ce ne ho tonnellate. Ho allevamenti di vermoni di tutti i tipi. Quindi, no, la pesca è questa: la pesca va affrontata con gioia, ci sta il cappotto, soprattutto è una tecnica impegnativa, ma vi posso garantire che prendere una bella spigola spinning o anche semplicemente qualche sgombro, qualche sugarellone o più in là, qualche palamita, qualche tombarello, qualche alletterato, perché poi c'è questa pesca dalla barca, ad esempio, che io amo particolarmente, che è quella sulle mangianze, che quest'anno è stata un po' difficile, però con i metal jig da 30 grammi, 25 grammi, a volte anche più pesanti, è stata una scoperta. Quando li scoprimmo, ci accorgemmo di aver perso del tempo, perché i metal jig c'erano già da tanti anni, ma non sapevamo esattamente come usarli, perché non avevamo studiato abbastanza, non avevamo guardato, non avevamo sfogliato YouTube per cercare di capire dall'esperienza degli altri come affrontare con queste esche di metallo, che sembrano assolutamente passive, in realtà uno le rende vive e si scopre che si fanno delle pescate assolutamente incredibili, insomma. Questo è il mio modo di vivere lo spinning. Chiaramente oggi rispetto a tanti anni fa ha dei vantaggi, perché tanti anni, qualche anno fa, noi pescavamo col nylon in bobina. Quindi uno metteva lo 0,25, lo 0,28, le capacità di lancio e di copertura, quindi di acqua, erano molto minori di adesso, di oggi, in cui si mette un intrecciato buono, morbido, che voli bene, che magari il diametro è uno 0,15 e ha una tenuta di 30 libbre, quindi l'equivalente di uno 0 quasi 40 dei tempi che furono, uno spezzone di filo ben annodato, quindi attenzione a fare i nodi bene, non sono mai facili, e con quello si può pescare qualsiasi pesce. E si può arrivare a prendere veramente le cose fantastiche. Cioè, cosa c'è di meglio? Una canna, un mulinello, un po' di filo, un po' di treccia, un po' di nylon, un pugno artificiale e una borsetta. Gli occhiali polarizzati che sono fondamentali, gli occhiali che ci proteggano, che poi siano polarizzati in un altro paio di maniche, che ci proteggano, perché ci sta che commettiamo qualche stupidaggine, dobbiamo proteggerci il viso e basta. E poi, ragazzi, importante, quando il mare è generoso, io lo dico spesso nei miei video, noi dobbiamo essere generosi nei confronti del mare. Quindi quando abbiamo preso due pesci, siamo contenti, abbiamo deciso di tenerli perché ci abbiamo la cena, il terzo facciamo tornare in acqua, perché siamo pescatori moderni, avanzati. Per noi il catch and release ha un senso vero, concreto. Se voi vedete i miei film, buonanotte, i miei video, io ho rilasciato spigole 6 kg, 6,5 kg, 5,5 kg, soprattutto nella stagione in cui c'è il rischio di trovare un animale gravido. Quindi questo è un altro aspetto che ci differenzia dalla massa dei pescatori. Quindi pescatori intelligenti, moderni, rispettosi, in cui l'aspetto amicizia, come detto nei titoli, condivisione fondamentale, ma noi siamo anche i primi a dover dare l'esempio e tutelare il nostro mare o il nostro fiume, usando tutte le accortezze. Vado a Lampughe, trovo le lampughe, non ne prendo 200. Quando io sono solo in Lampughe, è troppo facile. Ogni lancio ne prendo una, ne tengo 3, 4, 5, poi mi fermo, poi tolgo l'ancoretta e metto l'amo singolo. Tanto il divertimento ce l'avrò comunque, non faccio una strage e mi elevo, almeno nella mia mente, rispetto alla massa di pescatori che va lì e ne abboccano 50 e ne mette in barca 50. E non va bene. E questo non è pesca sportiva, questa diventa veramente andare a strapazzare un mare che è già strapazzato da altri e non da noi pescatori. Quindi cerchiamo, come ultima frase, di crescere e far crescere quelli che stanno di fianco a noi, dando un esempio positivo. Questa è la mia filosofia di vita, condivisibile o meno che sia, Luigi. Guarda Roberto, io non ho parole, anche perché questo, chiamiamolo un po' esperimento che stiamo facendo questa sera, esperimento
nel senso che mette in collegamento persone che potrebbero essere dei ragazzetti alle prime armi, magari quei ragazzetti che vediamo che pubblicano anche loro molti video sui social e foto di 15 anni, tramite Planet Spin, tramite la tecnologia, grazie alla tecnologia, ecco, li abbiamo messi insieme in collegamento, anche se virtuale, con una delle persone che secondo me ha fatto e sta facendo la storia della pesca, e quindi io non ho parole per ringraziarti della Luigi, c'è tua molto da fare. disponibilità. Luigi, c'è molto da fare, credimi. Ieri ho assistito a un convegno sulla professione della guida di pesca, professione bellissima che forse troverà una sua attuazione legislativa, quindi verrà creata grazie all'Associazione Italiana delle Guide di Pesca. Sta facendo un lavoro eccezionale. E lì mi sono accorto quanto ci sia ancora. Quanta strada ci sia da percorrere, perché a parte gli amici guide di pesca e della GUIP e gli altri relatori che parlavano, io non sopporto più il fumo, nel senso che quando la gente produce aria, sposta aria con le proprie parole, ma dentro quest'aria non c'è niente, per me produce soltanto nebbia, fumo. E ieri veramente mi sono reso conto che c'è tanta gente che non sa niente della pesca sportiva. La colpa non è mia, non è tua, è più mia sicuramente che tua, caro Luigi, perché io ormai ho 30 anni che sono sul pezzo a scrivere, filmare, raccontare, e per puro piacere personale. Mi sono accorto che c'è bisogno di fare tantissimo, tantissimo. E le generazioni giovani, le nuove generazioni hanno il dovere di fare molto meglio di quello che siamo riusciti a fare noi anziani, che abbiamo fatto schifo. Mi ha fatto schifo per una questione di mentalità. Non siamo riusciti a far capire che la pesca è racchiusa nelle parole che tu hai nel titolo. Amicizia, condivisione. Io aggiungo socialità, educazione, educazione ambientale, rispetto reciproco, salvaguardia. Tanti aggettivi che possono essere vuoti, ma sta a noi renderli pieni, renderli vivi con l'esempio che diamo. Noi siamo appassionati di pesca. Nel resto del mondo il pescatore, l'angler, è un qualcosa che si eleva. Non perché è superiore, ma perché fa un qualcosa che è veramente figo. Sta all'aria aperta. E come diceva ieri una delle guide di pesca, lo condivido, alla fine io pesco da 56-57 anni, insomma, tanti anni. E questa guida di pesca è una frase che condivido, che ha fatto sua la frase di qualcun altro. Alla fine di una vita di pesca ci si accorge che forse alla fine la cattura del pesce non era la cosa più importante. Questo secondo me è la chiosa migliore per cercare di trasmettere l'entusiasmo che io continuo ad avere, nonostante siano più di 50 anni appunto che vado a pesca, e che non vedo l'ora di tornare a pesca nelle mie tecniche varie che continuo a fare, senza fossilizzarmi semplicemente su una, ma cercando di aprire la mente, accettare assolutamente le diversità e cercare di prendere da ogni tecnica di pesca quel qualcosa che poi riporto nelle mie tecniche di pesca preferite, o meglio quelle che io faccio più abitualmente, che sono lo spinning e la pesca a mosca e la pesca dalla spiaggia. E riportare i vari pezzettini per cercare di essere completo. Non accontentiamoci, ragazzi, mi raccomando. Luigi, intanto ti faccio i complimenti veramente perché, come al solito, spicchi per intelligenza. Io spero di vederti a Vicenza, ovviamente. Sarò lì sicuramente il sabato e la domenica mattina, poi proseguirò perché andrò a fare un'altra cosa che mi piace fare, il maestro di sci in Val Gardena. Vengo dalla Ti Val Gardena, seguo. una settimana, 2 settimane a Roma e torno in Val Gardena a fare il maestro di sci, che è un'altra cosa che tanto in questo momento non ci vado perché non c'ho voglia. Nel Ti senso che non seguo. fuori, non mi va. Se capita nei prossimi giorni una mareggiatina, magari una passeggiatina me la faccio. Guarda Roberto, io ti seguo sui social, quindi vedo quello che stai facendo. ti ringrazio, ecco, per avermi comunque dedicato. Io ti avevo chiesto 10 minuti, siamo arrivati oltre 30 minuti, quindi più di 3 volte tanto.
Non ho davvero parole per ringraziarti. E tu mi hai Grazie. fatto un invito a Vicenza, io ti faccio un invito a Napoli, perché sai che A ci Napoli ci stiamo. sono di sicuro, te lo dico già. Ho E allora di parlato cosa oggi stiamo parlando? con Roberto Trabucco, proprio 2 ore fa, e gli ho confermato la totale disponibilità a Vicenza, sicuramente a Napoli, forse a Verona. Quindi Dai. ci vedremo di sicuro. A Napoli ci tengo da morire perché sai che io sono legato a Napoli, avendo frequentato l'Accademia di Pozzuoli, quindi sono stato 4 anni abbondanti a Napoli ed è una città in cui ho tanti tanti amici e tanto entusiasmo, e poi come si mangia a Napoli, onestamente. Non dico Va altro. bene, Grazie. ti ringrazio davvero e non mancherò occasione di stringerci la mano di Luigi, persona grazie. nuovamente. Grazie E un saluto a tutti quanti gli amici, mi raccomando. Teniamoci in contatto, continuiamo sempre tosti. Evviva. Ciao.